Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni autobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque, via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A 100, in via della Canapa 54. Professionalità, disponibilità e cortesia. Qualità dei servizi e dei prodotti. Cercolor, a Finale Miglia e tutto questo. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e accessori per la tua casa delle migliori marche. Il fondatore Andrea Filippini e lo staff di Cercolor sapranno consigliarti il meglio per la tua casa. Nella istituzionale cornice della sede della Camera di Commercio di Ferrara, Cassa del Risparmio di Cento presenta i dati relativi all'esercizio 2016, confermando il positivo trend. Utile e solidità spiccano nel bilancio 2016, patrimonio stabile ed indicatori di solidità in crescita, utile netto pari a 1,7 milioni di euro e dividendo agli azionisti per il 26esimo anno di ufficio. Nonostante Caricento sia chiamata a contribuire al fondo di solidarietà con oltre 3 milioni di euro, l'indicatore di solidità della banca, il CET1, al 12,42% lo scorso anno all'11,80%. Quindi in crescita, e questo è un dato positivo. La compagine azionaria oltre i 10.000 soci e c'è il progetto di espansione nelle terre di Romagna, dalle notevoli proposte. Sentiamo al microfono di Marco Raboni per TC100 Web TV, online taccuinocentese.it, il direttore generale della banca, il dottor Ivan Damiano, e il presidente Carlo Alberto Roncarati. Sentiamo. E noi, cari amici, vi salutiamo e vi diamo appuntamento ai prossimi servizi dell'emittente di 100, TC100 Web TV. Un saluto caro. Insieme al direttore generale di Cassa del Risparmio di 100, Ivan Damiano. Direttore, abbiamo appena terminato la conferenza stampa dove la banca di 100 ha presentato un bilancio positivo. Sì, siamo molto contenti di questo. Anche per il contesto nel quale questo bilancio è maturato. Noi avevamo previsto un anno di investimenti che abbiamo fatto con puntiglio, abbiamo aperto nuove filiali a Porto Garibaldi, a Ferrara, a Faenza, abbiamo fatto investimenti in nuovi prodotti, ricordo il prestito personale a Wish che è partito all'inizio del 2017, abbiamo stabilizzato 7 apprendisti, abbiamo assunto 7 colleghi in area commerciale. Abbiamo fatto diverse cose, sapevamo che avrebbero avuto ovviamente un impatto sul conto economico. Abbiamo fatto anche un fondo esuberi che ha cubato più di 1.200.000 euro per venire incontro a situazioni di disagio presenti all'interno dell'azienda. Devo dire, per l'ottimo rapporto che abbiamo con le organizzazioni sindacali, abbiamo deciso di accedere a un fondo esuberi che è l'unico strumento che consente di risolvere queste situazioni nel nostro mercato. Quindi, in tutto questo abbiamo conservato un utile importante, abbiamo fatto tantissimi accantonamenti ancora per rendere ancora più solida la Cassa di Risparmio, che oggi ha un coefficiente patrimoniale del 12,41, che è quasi il doppio del minimo che ci è stato assegnato dalla Banca d'Italia, quindi abbiamo tantissimo patrimonio in eccedenza. Questo ci consente di guardare con estrema serenità al futuro, di pianificare altri investimenti e nell'immediato di conservare un dividendo solo leggermente inferiore all'anno scorso, per dare un segnale tangibile ai nostri soci che, non ci vogliamo nascondere, oggi vedono nel valore della nostra azione un elemento di attenzione. La nostra raccomandazione è: la banca è inutile, pensiamo che anche il 2017
conserverà la sua tradizione, vi diamo un dividendo, accresciamo il patrimonio a beneficio degli anni futuri, quindi chiediamo di conservare fiducia e pazienza nell'investimento. E questo lo si evidenzia anche da un numero, dal CET1 Radio, che rispetto all'anno scorso è aumentato. Invece di solito quando diminuisce è una cosa positiva, per questo dato quando aumenta vuol dire che la banca c'è. È vero, confermo, è aumentato, il numero esatto è 12,41, l'anno scorso era 11,80, era già ampiamente positivo anche l'anno scorso. Quello che voglio dire con chiarezza all'emittente e anche agli utenti è che al di là dell'aumento e oltre all'aumento il target, l'indicatore che ci è stato assegnato nel 2017 rispetto al 2016 dalla BCE è in diminuzione, quindi abbiamo un doppio effetto: dobbiamo avere meno capitale perché siamo considerati meno rischiosi, ma noi abbiamo accumulato di più lavorando sugli accantonamenti, quindi è una duplice nota positiva quella che arriva dal bilancio 2016 da questo punto di vista. La cultura finanziaria, abbiamo visto un bel incontro a Bologna su questo argomento. Certamente, insomma, ormai se ne parla sempre in più posti, credo che sia doveroso. Posso preannunciare che abbiamo le viste non soltanto ulteriori eventi come quello che lei citava in precedenza, ma anche una serie di interventi proprio rivolti alle scuole, che faremo direttamente o in collaborazione con l'ABI. Sono interventi piuttosto costosi per la banca in termini di preparazione e di impegno, perché vanno fatti evidentemente con grandissima attenzione e grandissimo puntiglio. Riteniamo che questo si faccia parte di quel coacervo di investimenti che dicevo all'inizio ci debba connotare fin da quest'anno. Siamo insieme al presidente della Cassa dei Risparmi di Cento, Carlo Alberto Roncarati, per la presentazione del bilancio 2016. Continuiamo a fare bilanci inutili, già questa è una novità, perché in un mondo bancario in difficoltà come quello italiano, come quello europeo in genere, ma in Italia di più, è fatica chiudere i bilanci inutili, e distribuiamo dividendi ai nostri soci. Credo che sia un motivo di orgoglio e di soddisfazione per tutti. Ci troviamo a Ferrara. Perché presentare il bilancio a Ferrara, una banca in espansione? Beh, intanto siamo nati a Cento, ma la provincia è quella di Ferrara, in ogni caso siamo qui da tanti anni a Ferrara. È il capoluogo di provincia e quindi abbiamo ritenuto giusto che questa sia la sede propria per una conferenza stampa. Non escludiamo in un prossimo anno di andare anche altrove, magari a Bologna, magari a Modena, oppure a Ravenna, dove abbiamo cominciato ad operare. Ravenna, in terra di Romagna, ecco che la banca sta guardando molto con tanto interesse investimenti verso questo territorio. Ma sì, guardiamo a tutti gli areali che hanno più potenziale di sviluppo, la Romagna fra questi, quindi è una terra interessante che ha grandi tradizioni, un'impresa, un'imprenditoria solida e evolutiva, quindi è una terra che dal punto di vista bancario offre delle prospettive, ma non è la sola. La Romagna ci piace, non è la sola, guarderemo anche altrove. Il futuro della Cassa dei Risparmi del Cento qual è? Sarà quello che ci sapremo meritare, dico io, se ci lasceranno lavorare, perché c'è da dire che i condizionamenti in questo settore, che vengono da normative stringenti, da decisioni che non sono nostre, da prelievi che vengono fatti all'ultimo momento, come in questo esercizio che pensavamo di chiudere molto meglio, ovviamente sempre positivamente, ma molto meglio, e che invece ha scontato quelle devoluzioni che noi siamo obbligati a fare ai fondi destinati a salvare le banche in difficoltà. Ecco, bene, Presidente, la ringraziamo. Ecco, un'ultima battuta, cosa si sente dire al territorio in questo momento di difficoltà? Beh, di avere sempre fiducia, di non mollare la presa, le crisi sono lunghe ma poi finiscono, e quindi dobbiamo essere pronti a cogliere il vento della ripresa. Qualche traccia la continuiamo a voler vedere, poi speriamo che si concretizzi. E la Cassa di Cento ci sarà, al fianco degli imprenditori, delle famiglie, chi desidera investire e anche gestire correttamente i propri risparmi.